Edicole funerarie e copritombe in stile Novecento di Giuseppe Chicco e Aldo Belliardi. Uno dei requisiti, forse il principale, che si richiede ad un'edicola funeraria è la semplicità. Nulla di più urtante di quelle tombe cariche di aggeggi e di decorazioni nelle quali sembra che il trapassato ci tenga ancora a far sapere che era un uomo ricco e di cattivo gusto. Non parliamo poi di quei monumentini in stile Liberty o in stile cosiddetto moderno dell'epoca umbertina, di cui si hanno esempi veramente tristi in tutti i cimiteri. La morte è una cosa seria, non consente di seguire mode capricciose, richiede austerità o solennità, mai goffaggini. Perciò non tutti gli stili che usiamo per costruire gli edifici si adattano a questa particolare architettura. Solo uno stile severo, semplice, lineare, basato essenzialmente sul gioco delle masse e sulla nobiltà dei materiali, può dare affidamento che piacerà anche nel futuro. È per questo motivo che lo stile Novecento ha preso una gran voga in questo campo e basta visitare i cimiteri delle grandi città per averne una conferma eloquente. Nei centri minori non è la stessa cosa perché il costruttore locale, il geometra, l'impresario non sono al corrente e, volendo improvvisare, fanno del brutto Novecento. Questa raccolta di disegni originali non è quindi destinata agli architetti di avanguardia, i quali sanno perfettamente progettare opere degnissime, ma si indirizza piuttosto ai novizi, a coloro che, senza pretendere di creare il capolavoro, vogliono ugualmente riuscire a fare qualcosa di buono. Abbiamo incluso un breve capitoletto contenente le prescrizioni e le norme per le costruzioni funerarie del cimitero di Torino. È uno dei regolamenti più ben fatti e moderni, attenendosi ad esso si ha la certezza di ottenere l'approvazione in qualsiasi altro comune. Si sono pure inseriti alcuni esempi di piante e sezioni per dare un'idea della sistemazione interna. I disegni, eseguiti con buona tecnica, hanno il pregio di rendere bene il gioco delle masse, consentendo la facile interpretazione delle costruzioni. Confidiamo che questa raccolta, destinata a svilupparsi maggiormente nelle future ristampe, possa essere utile a coloro a cui si indirizza.